altri è un paese di adozione a seguito di matrimonio. E tutti ci siamo trovati appunto d'accordo nel individuare nelle parole partecipazione e condivisione i due elementi caratterizzanti di quello che poteva essere il futuro di San Bartolomeo. Ossia, se noi guardiamo oggi San Bartolomeo, vediamo un paese carino che soffre, però che sta soffrendo ormai da decenni della crisi turistica, che è formato fondamentalmente da seconde case che oggi in relazione, in conseguenza anche della crisi economica, sono in gran parte disabitate per grande parte dell'anno o addirittura in vendita. Vediamo delle nuove costruzioni che vengono edificate sempre in un'ottica di un recupero illusorio di un turismo di seconde case, e costruzioni che vengono lasciate a metà strada, e non vediamo per contro nessuna azione, non abbiamo visto in questi anni nessuna azione che fosse veramente rivolta al miglioramento del paese. Abbiamo visto delle azioni che magari prese singolarmente potevano essere anche considerate accettabili, più o meno accettabili, però non è sempre mancato un disegno complessivo, la percezione di un disegno complessivo, di quello che si voleva per San Bartolomeo. E devo essere sincera che questa sensazione io l'ho avuta di mancanza di disegno complessivo anche leggendo il comunicato stampa del sindaco uscente Ragni con le notizie che ha rilasciato la scorsa settimana. Infatti in alcuni casi si dilunga in maniera estremamente dettagliata su alcuni interventi, in altri casi invece parla genericamente di iniziative a favore dell'economia e del turismo e dell'occupazione senza qualificarle in nessun modo, perché di fatto secondo me è impossibile qualificare queste iniziative in maniera così specifica. Come ho detto, noi vorremmo riuscire a costruire attraverso la condivisione e la partecipazione di tutte le persone di San Bartolomeo, quindi dagli operatori commerciali, ai privati, alle associazioni, ossia qualunque realtà esistente sul nostro territorio, vorremmo provare a cominciare quantomeno a costruire una nuova San Bartolomeo che risulti maggiormente vivibile sia per i residenti che per coloro che andano qua semplicemente in vacanza, che possa nuovamente offrire delle opportunità di lavoro per chi vive qui e che possa agli operatori economici e commerciali offrire l'occasione di vedere un futuro per la propria attività economica. Come dico, anche a costo di ripetermi, secondo noi è fondamentale la partecipazione, quindi noi immaginiamo il futuro di San Bartolomeo come un futuro che deve svilupparsi in rete. Non esiste più l'esigenza del commerciante fine a se stessa, l'esigenza dell'associazione fine a se stessa, ma le esigenze delle diverse realtà di San Bartolomeo devono imparare a interagire, a integrarsi per riuscire a creare qualcosa che sia globalmente, collettivamente positivo. Ovviamente quest'idea di condivisione e partecipazione necessariamente ci ha condotti a produrre un programma estremamente sintetico che fondamentalmente definirei caratterizzato semplicemente da delle linee guida, poiché i contenuti specifici e sostanziali devono poi essere la risultante di questo processo partecipativo che noi immaginiamo attraverso dei tavoli permanenti allargati e calendarizzati preventivamente, in modo che non ci siano scuse né per l'amministrazione né per i soggetti terzi per evitare questo tipo di incontro. Come dico, poi avrete occasione sicuramente di vedere il nostro programma, che come ho detto si svolge solo su delle